circa 7000 anni fa, l'uomo impara a fondere i metalli. Fu un evento decisivo. L'uomo si rese conto di avere a disposizione materiali, con migliori caratteristiche di quelli usati fino a quel momento. Gli oggetti in metallo, lavorati con tecniche diverse, erano più affilati, e se si rompevano, potevano essere fusi e rifatti. Il primo metallo scoperto fu il rame, ma la sua diffusione non avvenne contemporaneamente in tutti i continenti. L'età del rame inizia nel vicino Oriente, e in territorio indiano, per poi allargarsi all'Europa. Essendo però un materiale poco resistente, l'uomo non abbandonò completamente la pietra e l'osso. Dopo il rame l'uomo scoprì lo stagno, il piombo, e l'oro. L'età del bronzo, una lega ottenuta fondendo rame e stagno, iniziò 5000 anni fa. Con esso l'uomo realizzò armi, stoviglie e statuette che diventarono presto preziosa merce di scambio. Solo molti anni più tardi, 3000 anni fa, l'uomo scoprì un altro importante metallo e diede inizio all'età del ferro. La fusione di questo materiale permise di realizzare oggetti più resistenti e più leggeri di quelli in bronzo. Per essere lavorati, i metalli dovevano essere fusi. Per questo venivano messi all'interno di grandi forni di pietra, mantenuti ad alta temperatura grazie all'utilizzo di mantici di pelle, che soffiavano aria all'interno del forno. In questo modo si teneva viva la fiamma. Quando il metallo era fuso, si versava con un colino di pietra all'interno di stampi, preparati in precedenza, e si aspettava fino a quando il metallo non si fosse completamente solidificato. Poi si rompeva lo stampo in pietra, e si estraeva l'oggetto ottenuto. Infine il metallo veniva battuto, e rifinito con una specie di martello.